Il segretario della difesa statunitense Ash Carter, domenica poco prima del suo arrivo a Tel Aviv, ha detto che non si aspetta affatto di riuscire a convincere i leader israeliani a cambiare idea sull'accordo sul nucleare iraniano siglato a Vienna la settimana scorsa. Parlando ai giornalisti, Carter ha detto che metterà in evidenza che l'accordo impone limiti su che cosa può fare Washington per garantire la sicurezza di Israele e degli alleati arabi. This is a good deal. It removes a critical element of danger. Questo è un buon trattato, rimuove ogni elemento critico di pericolo, minaccia e incertezza dalla regione. Uno dei motivi per cui questo accordo è buono è che non impedisce l'opzione militare. Carter lunedì incontra il ministro della difesa e martedì il primo ministro Benjamin Netanyahu. Successivamente si recherà in Arabia Saudita e in Giordania per discutere sulle implicazioni scaturite dall'accordo con l'Iran e valutare i progressi compiuti nella campagna regionale contro l'ISIL. Intanto Barack Obama ha inviato l'accordo sul nucleare con Teheran al Congresso e il primo ministro israeliano ha esortato i deputati statunitensi a respingere un trattato che alimenterebbe solo la macchina del terrore iraniano.